tutte queste affermazioni. Avevamo davanti a noi un autobus che non sembrava guidare benissimo. Soprattutto perché inchioda in mezzo alla strada, in superstrada. E lei ha fatto un'affermazione quando l'abbiamo superato. Secondo me non guida molto bene, poi cioè, lo superiamo e vediamo chi guida. Era una donna. Però porca miseria, non puoi inchiodare, cavolo. Con quella dietro di me che mi ha suonato a me, e grazie al cazzo devo andargli addosso. Stiamo mangiando caramelle durante il viaggio. In questo momento stiamo mangiando i Glühwürmchen. Vuoi un Glühwürmchen? Siamo! È prezzemolo, guarda, l'ho fatto di erba. Ma no! Siamo arrivati. Il mio compleanno, non li voglio i bambini, è il mio giorno di compleanno. Sto per disattivare internet dal telefono, però l'ho acceso un attimo per vedere chi mi ha scritto. Per fortuna che l'ho acceso adesso, perché io oggi non sapevo nulla. Mia cognata, tua sorella, mi scrive: divertitevi a Gardaland. Ma no. Per tua fortuna l'ho acceso adesso. Siamo davanti allo Sbirulino. Sorridi, sei a Gardaland. È prezzemolo che te lo ordina. Meglio che la discoteca, potremmo rimanere qua a ballare la sera. Fa fresco qua. Siamo dentro. Allora, potremmo prendere la mappa. Ma io mi ricordo Gardaland a memoria. L'unica cosa che non so è dov'è la nuova attrazione di Jumanji. Per il resto lo so. C'è il negozio del signor Volpe, amo. Dov'è il coso di Jumanji? Benvenuti all'attrazione di Top Gun. Ciao amici. Lo sai che su quell'aereo c'è Tom Cruise? Ma no. Hai paura? Oh no. Sono più agile come quando avevo 80 anni. Non capisco, c'è la giostra che è cambiata nel tempo oppure siamo noi che siamo invecchiati. Ma ogni volta che saliamo sul Blue Tornado ci sballonzo la destra e sinistra la testa. Poverina. È il serpente. Gli uccelli giganti hanno preso quelle persone. L'attesa è la giostra stessa ormai. È un'area stretta. Bisogna usare la lubrificazione. Hanno ingabbiato un unicorno grasso. Ah no, siamo noi quelli in gabbia. Sos. Siamo su Raptor e ho i piedi che volano. Speriamo di non perdere le scarpe. Ciao! Guarda i miei piedini! Sta va con il collo lungo! Io seguo gli topi! Eh sì, questo mi è piaciuto. Vuoi rifarlo? Sì. La gran parte del mio zaino era solamente riempita di cibo. Guarda il cibo. Cos'è? Cosa sono? Involtini primavera e egg roll. Li ho fatti io. Che bravo. Sei stato bravo. E ho anche la salsa di soia. Pranzi leggeri, giusto per non vomitare dopo sulle prossime giostre. Come se la godono quelli al fresco lì a Legoland?
Mi scusi, sa dove si trova Jumanji? Guarda, amo, tutto fatto di Lego questa. Gli Oscar di Gardaland, eh? La critica cinematografica sicuramente è molto ferrata qui. Ho messo la crema solare. Perché sei una mozzarella di bufala. Guarda, gli antichi geroglifi fatti dagli antenati che raffigurano i nostri predecessori. Hai visto? Il dodo! Eh sì. Sai che però è poco corretta questa cosa? Sì. Si è scoperto che i dinosauri avevano le piume. Anch'io l'ho scoperto e ci sono rimasto male. Ah sì, guarda, l'ATM preistorico. In onore del nuovo film di Jurassic Park, forse se è aperto, stasera mangeremo qui. L'abbiamo trovato. Jumanji. Maledetti, l'avete distrutta. Avete distrutto la piramide per fare Jumanji. Avete distrutto l'umanità. Guardatela. Un cucciolo bisognoso di acqua, bisognoso di frescura, che cerca di vedere se la sua altezza è adatta per entrare nella giostra. Guardatela, guardatela che cerca di abbeverarsi. Guardatela, che cerca frescura in questa calura. Un piccolo cucciolo abbandonato dalla madre. Io! Guardale, le reminiscenze egizie, mentre un ippopotamo cerca di mangiarci tutti. Guarda, degli indizi, forse serviranno per scoprire il mistero di Jumanji. C'è da dire che comunque non si sono sprecati a riutilizzare le scenografie degli egizi, eh. Secondo te cos'è la giostra? Non ne ho idea. Non ti avvicinare, arrivo. Occupare tutta la stanza, non fermiamoci sulla porta, per favore. Sì, ma non abbiamo sentito la storia. Non verrà riportata al tempio. Questa terra, un tempo tranquilla, cadrà in balia di uno spaventoso gigante di roccia. Siamo già nella giostra. Sì, eh. Oh, welcome to Jumanji. Nigel Billingsley, Jumanji Field Guide, at your service, come sempre. Avventurieri, eroi senza paura, ancora più maestosi di quanto vi ricordassi. Ma ora non abbiamo tempo. Jumanji is in grave danger. Grazie alla mia abilità e coraggio ho recuperato la gemma. E adesso ho l'onore di unirmi alla vostra squadra di eroi. E vai. Come sapete, ogni giocatore ha solo 3 vite nel gioco. We only have 3 lives. E tutti abbiamo i nostri punti di forza e di debolezza. E la mia debolezza è... Butterflies? Sul serio, le farfalle sono la mia debolezza. Ok. La nostra missione è scansare ogni pericolo, trovare il tempio, rimettere la gemma nell'altare sacro, distruggere il gigante, spezzare il sortilegio, dire il nome del gioco e salvare Jumanji. E vai. Have you got all that? Tutto chiaro? Eccellente! Sarò con voi tra poco, giusto al tempo di liberarmi da questo accidente di paracadute. Now go. And remember, the fate of Jumanji lies in your hands. The goal for you are recite and verse. Return the jewel and lift the curse. If you wish to leave the game, you must say Jumanji and call out its name. E ricordate, finalmente possiamo andare avanti. Jumanji è nelle vostre mani. E prima dirò il compito del game. Ricordate la gemma e non vado. Madonna mia, fatemi uscire, sto morendo di caldo. Però c'è bagnato per terra. Ah, guarda, ci sono le macchinine, amo. Quali sono i tuoi punti di forza e di debolezza, amo? Oh no, Jack Black finto. Oh no, il babbuino. Stiamo derapando, aiuto! Ah! Ah! Amo! C'è un ippopotamo! Hello! Ah, oh no! L'acqua in faccia, aiuto! Oh no! Non c'è tempo! Dov'è la gemma? Muoviti, frate!
sono caduto. You lost a life, just two left. Keep going. Ma voi non li vedete? Eccoli, ora li vedete. Aiuto! Ma la signora si è persa? Desesperatamente, mi stanno per venire i brividi. E vai, ultima vita. Uscire fuori e scoprire che il mondo è bollente. Devo essere sincero, Jumanji è carino, ma preferivo la piramide di prima. Ora andiamo ai corsari. Arr, marinaio, arr, spezzate le vele, mozzate il mozzo. Oh, che bel fresco che c'è qua dentro. Meno male. Quanto è profonda questa nave, marinaio? Perché non rispondi, marinaio? Parli con me. No, lo sto cazzo. Oh. Guardali lì che giocano. Sergio! Sergio! Amo il tizio col maiale. Ma no. È ancora lì dopo tutti questi anni. Ecco una dimostrazione che il cane non è il migliore amico dell'uomo. Come sale veloce questa? Ciao, Kung Fu Panda! Ho voglia di ristorante cinese ora. Guarda il lago! Saluta il lago! E di qua dove vai? Ah, di là è il lago! Ah, quello è vero, pensavo il laghetto! Ci stiamo preparando a discendere! Ci stiamo preparando! E vai! Sei donne, c'hai dei capelli! Maniaca 96, fatemi manca! Un saluto alla Tomodachi! Ciao pap dell'amico! Aia! Ma che bella la nostra foto! Il tizio dietro com'è felice! Anche la bambina, guarda com'è contenta! Stai mangiando in alto e con calma in mezzo all'erba. Ti piace? Guarda che tranquillità! Ciao amici! Guarda il Colorado Boat! Dopo andiamo qua e vai! Risorgi! Di sotto quelle persone. Adesso le blocco e ora le lascio andare. C'è il sole? Eh sì. Io non lo vedo. Guarda quanto siamo in alto. Guarda il lago. Oh no, stiamo per cadere, amo. Guarda.
guarda che stiamo per cadere. Oh no, si è fermata. Si è fermata. Ed è già finita. 15 minuti di attesa per 5 secondi di gloria. Oggettivamente questa dura molto meno delle altre, ma secondo me è quella che va molto più veloce alla fine. È il momento di cambiare la custodia. Un po' di aria, meno male. Siamo bene, ma io non la becco mai l'acqua. Io non la becco mai l'acqua, solo tu la becchi in ste giostre. E ne faccio meno, di bagnarmi i calzini. Vediamo la luce molto presto. Ah, qua forse, ecco, ci sono le cascate. No, e io sono da tutt'altro lato. E vai. Neanche a sto giro mi bagno. Forse adesso me la prendo. Grazie. Guarda ieri fatti come sono contenti. Un po' di acqua. Meno male, dai. E ne goccia qua in faccia. La cosa buona di questo è che almeno sei all'ombra. Adesso. Almeno quello. Sai che molte delle cose che c'erano qua prima erano dell'attrazione di Tarzan? Sì, mi l'avete. Non c'è pericolo di Tarzan. No. Adesso è tutto tibetano. Mi papà mi ha detto quando abbiamo colorato. Sei bagnato. Guarda il ponte, amo. Tipo, questo qua era nell'attrazione di Tarzan, questo qua. Sembra molto bonita. Speriamo che spruzzi ancora. Ecco appunto. Se vieni a Gardaland devi essere pronto a essere bagnato. Che non sia ottobre. E ci sono le giostre quelle con gli horror. No, no, il vulcano è spento quest'anno. Ah sì. Non è rotta a fuoco questo giro. Ah, oh, grazie. Dai, che bello. Vabbè, ma meglio così, un po' di acqua gratis. Aquaman ha dovuto aspettare che Mera gli mostrasse dov'era Atlantide. Noi l'abbiamo già trovato da soli. Ma che bella spada che ha. Oh no, siamo già fermi. È la prima volta? È la prima volta che si riesce. Guarda che bello il regno perduto, così pieno d'acqua. Quello lì è il posto di riposo dei piccioni. Ah, è vero, guarda quanti piccioni. Guarda, è il condominio questo.
Secondo te quanto pagano al mese? Ciao. Ah, non pagano niente. Ciao piccione. Yeah, si sale. A questo giro beccheremo l'acqua, non è vero? E vai la velocità! La velocità! Giusto un po' di pioggerella, ma niente più. Che c'è? Ciao Ro compa! Si parte! Siamo un po' stretti. Oh no, le scarpe! Calzini! Guarda che velocità che prendono le rapide! Madonna, senti che bel fresco! Ah, che bello, io sarei quasi già giù! Peccato che fra 2 minuti siamo già giù! Guarda, un'altra salita! Madonna! Dai che ci prendiamo l'acqua, su! Non vedo l'ora! No, sono pan bagnati. No. Grazie che ci sparate. Perché sei triste? Siamo a Fantasy Kingdom, guarda. Guarda che c'è l'albero. Ma c'è la casa di prezzemolo. E quindi? E quindi starò male quando uscirò. Ma no. Sì, invece. Guarda, ci sono anche gli alberi in fiore. Ma che brutti. Ma poverino. Ti ha anche guardato, guarda che ti si è mosso gli occhi. Sai qual è la cosa più divertente di tutta questa cosa? Non che siamo nella fattoria, ma che tu stai nel posto dei bimbi a guidare. Il problema è che ci stai. Saluta il maialino. Io questo ci andavo nel 2001. Tu non ci sei mai andata? La bimba felice. Guarda come guida il trattore. Sei proprio una vera bergamasca tu. Quel trattore è tangenziale. Esatto. Andiamo a lavorare. Andiamo a guardare. Saluta la mucca, amo. Fagli ciao ciao. Ma c'è un topo con due pezzi di grana padano sopra. Dammi almeno un pezzo, dai, dammelo un pezzo. Questo grano padano l'ho fatto io col mio latte. Guarda la fattoria, amo. Come fa la fattoria? Saluta la foto. Ma è una Canon, è la mia macchina fotografica. Siamo di nuovo su Raptor. Non c'era fila, o meglio ce n'era ma poca. È già quasi finito, no? Aiuto! Ogni volta il finale è sempre tremendo per me. Ciao! Guarda il lago! Guarda il lago, amo! Mamma mia, quella roba lì! Oddio! Oh no! Oddio, mi cascano le scale! Ho sentito qualcuno tossire! Ed è già finita. Ma che capelli c'ho io? Com'è stato stare davanti? Bellissimo! Non hai avuto paura quando si è fermato? Allora un po' sì, quando si ferma e vedi il vuoto. Amo! Eh?
non fa su e giù. Però sì, il mio cavallo dondola. Guarda che bella che è la mia asta colorata. Dopo un'intera giornata siamo finalmente riusciti ad entrare al mammut. Oh no, il mammut si è fermato sopra di noi. Mammut gigante! E vai! È già finito! Oh no! Si risale! Si riscende! Oh no, è lenta! Guarda che sole! Guarda il sole! Avevo finito lei. E allora scendiamo per un'ultima volta! Guarda che c'è Oblivion! Troppo veloce! Aiuto! Aiuto, è troppo veloce! Olè. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Oh, siamo arrivati! Come per magia siamo di nuovo su Shaman. Non siamo potuti tornare sui tronchi, che peccato. Yeah, adesso facciamo il giro della morte, guardalo! Yeah! Sei pronta? La testa, che dolore! Yeah. Aia! Aia! Che male! Aiuto! Sbatto la testa ovunque! Abbiamo la testa un po' spallucciolata. Io perlomeno. Ma tu amo! Non c'è più. E con questa musica suave direi di concludere questa giornata. Sei contenta della giornata? Sì, molto. Tanti auguri. Tu vuoi quello come l'immagine? Quale? Buoni gli svaffol. Ricordati che c'è il bastoncino nel mezzo. Oh no, stiamo per infilarci nell'oscurità. Un po' inquietante. Abbiamo deciso di concludere questa magnifica serata sulla giostra più brucosa. Yeah, un attimo di velocità. Me l'aspettavo. Guarda che velocità! Non me l'aspettavo mica io. Ma siete impazziti, rallentate, eh! Rallentate, è troppo veloce! Che bella musichetta, eh! È il momento di abbandonare Gardaland, le sue luci, i suoi colori e la sua magia per ritornare alla nostra triste vita. Addio. Come on, let's go.